In questo momento mi sento molto Hugh Hefner e in questo momento sto risorgendo alla mia vita perché sto esaudendo uno dei miei sogni, le mie creature, le mie piccole creature, quelle che ho ideato, che ho pensato e che ho voluto ardentemente e fortemente. Sono qui al convento di Lonato, le nostre fantastiche conigliette. Ragazze, un saluto al nostro pubblico. Un saluto meno anche pieno di entusiasmo, perché c'era troppo entusiasmo nella vostra voce, anche più tristi se volete. No, baci stellari certo, ma attenzione perché la protagonista della serata è questa ragazza, da cui mi inginocchio, non per quello che lei pensa perché ci ha già pensato qualcun altro. Come ti chiami? Simona. Simona, benvenuta, da dove vieni? Sondrio. È buono il pane? Sì. Ah sì, non lo so, ho visto il cestino di pane, chiedevo, che è cotto al punto giusto, è di oggi? Sì, sì, va bene, va bene. Ok, perfetto, quindi è una prova in più che al convento si mangia il pane fresco, così almeno diamo anche questa notizia al pubblico che è importante, no? Sì, sì, sì. La qualità? Non lo so. Prima di tutto, dovevi dire, la qualità? È buona, è ottima. Dovevi dire prima di tutto, la qualità? È ottima. Oh, non ce la fa, non ce la fa. Devi dire, quando io dico la qualità, tu rispondi prima di tutto, ok? Ci siamo? Uno, due, tre, ok. La qualità? Prima di tutto. Eccoci, ci siamo. Allora, cosa sei qui a festeggiare questa sera? Il mio addio al nubilato. Per un attimo ho pensato ancora se era uomo o donna. Ha avuto un attimo di dubbio se fosse uomo o donna, perché ha dovuto controllare, perché magari era il celibato. Ah sì, perché le avete fatto venire dei dubbi in giornata? No, su di lei, su un'altra ragazza. Ah, su un'altra ragazza, abbiamo dubbi su... ma è qui al tavolo? Ah, non è al tavolo, è al tavolo. Quindi abbiamo dei dubbi su una ragazza di Sondrio, se è uomo o donna, ma lei è tranquilla e ha tutto al suo posto. Ah, è rumena, va bene. Comunque lei ha tutto al suo posto, chi se ne frega, brava. Noi pensiamo al pane che è buono, che sono le cose importanti. E soprattutto a capire quando ti sposi? Il 9 dicembre. Con chi? Luigi. Perché c'hai le mani attaccate al tavolo? Cosa ti spaventa? È terrorizzata, non lo so. Sembra che si tiene quando... Perché ho fame. Ah, perché tu quando hai fame metti le mani sul tavolo, come i bambini. Come i bambini che battono pa 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 pa. Sei un po' così? Sì. Sei un po' bambina dentro? Sì. Non si lascia mai quel bambino che è in te? No. Quindi sappiate, con un'altra cosa importante, che quando la nostra amica di Sondrio ha fame, ha le mani sul tavolo. Questo è un indicatore importante anche per il futuro marito, che così non litigherà mai sul cibo che non c'è, perché capirà con un segno improrogabile che lei ha fame. Hai altri segni con cui fai capire delle cose? No. Solo questo. C'è frega di mangiare e basta. No, fame, è tardi. Esatto, tu fai capire che hai fame e basta, nient'altro. Grande, bravo. Cosa fai nella vita a parte interpretare i segni? Faccio la babysitter. La babysitter? Ad adulti o a bambini? Bambini. A bambini? Sai che anche gli adulti hanno bisogno delle babysitter ogni tanto? Tanti. Tipo il nostro regista avrebbe bisogno. Ma dai. Un po' sì. Sì, perché lui mangia pane e acqua tutte le sere. Quindi se qualcuno le cucinasse un po' di pasta in bianco ogni tanto. Che bello in carne. Dice che sei bello in carne, regista. Dice che sei bello in carne. No, vabbè. Però dobbiamo lasciarti andare allora, perché devi mangiare. C'ha fame, la dobbiamo lasciare andare. Ci puoi fare un saluto in telecamera per il pubblico o neanche? Ciao. Quello, allora sì, attenzione perché ha staccato una mano per fare il saluto in camera, quindi aveva già metà fame rispetto a quella che aveva poco fa, però adesso le ha rimesse tutte e due, quindi torna ad avere molta fame. Le lasciamo cenare, sai cosa ti aspetta nel menù? No, non so niente. Non sa niente, sai cosa ti aspetta da questa serata? No, non so niente. Non sa niente, perfetto, è il cliente tipo che viene qui da noi, è la cliente perfetta e siamo certi che sarà più che soddisfatta. Ancora un saluto a tutto il pubblico della Web TV del convento. Ciao ragazzi, anche voi, dai, salutiamo.